il programma è online da 2 anni, quindi il Movimento 5 Stelle nel 2008 ha messo il primo consigliere comunale, il programma l'abbiamo online da 2 anni. È stato scritto da migliaia di persone normali e premi Nobel, normali cittadini e ingegneri tecnici, ognuno ha il proprio settore di competenza. Invito tutti a leggere, non è un programma scritto in fuori di chiesa, è un programma di 18 pagine, sì, è abbastanza complesso, ma con tutti i punti assolutamente scritti con un linguaggio terra-terra. Su cosa è basato il programma? Semplicemente è basato sul buon senso. Non abbiamo ideologie, sinistra, destra, solo buon senso. Buon senso significa essere contro gli sprechi, le inefficienze, i privilegi, la corruzione, la burocratizzazione, la precarietà del lavoro, la ricchezza di pochi a scapito di molti. Allora, per decidere il programma naturalmente non bastano 5 minuti, in questi 5 minuti vi dirò i principi su cui il movimento si è basato per scrivere il programma, poi il programma vi invito a leggerlo. Allora, ho detto l'eliminazione degli sprechi in tutti i settori, non solo la classe politica. Eliminazione dei privilegi, voi sapete che in Italia ci sono tantissime caste, la casta politica, che lo sapete bene, e molte altre. Un altro principio è favorire l'indipendenza energetica. Un paese non può essere libero se è dipendente da altri per approvvigionarsi di energia. Quindi siamo stati dei francesi per il nucleare, dei russi per il gas, del Medio Oriente per il petrolio. Dobbiamo sviluppare energie rinnovabili per diventare indipendenti e risparmiare soldi e tutelare l'ambiente. Svincolarci dal dominio della finanza. Non è la politica che controlla la finanza, è la finanza che controlla la politica. Noi qui non contiamo nulla. Da che mondo è il mondo? Chi ha i soldi comanda? Soprattutto se le istituzioni statali sono deboli e corrotte. In Italia il costo della corruzione è stimato in 150 miliardi di euro, altro che l'IMU. La lotta alla corruzione porta al principio successivo che è il più importante per tutto il movimento, che lo proponiamo continuamente. Trasparenza, trasparenza, trasparenza. Tutti gli organi politici devono essere trasparenti. Il fatto che la corruzione è tanto più facile quanto più il cittadino non riesce a entrare, non riesce a vedere cosa viene fatto dentro la macchina pubblica. E troppe volte noi non riusciamo a vedere cosa si fa dentro la macchina pubblica. Il Movimento 5 Stelle è stato il primo a volere le riprese con le videocamere dei consigli comunali, provinciali e regionali. Per chi non lo sapesse, l'articolo 1 della Costituzione, il nostro primo articolo, dice che la sovranità appartiene al popolo, punto. Tutte le altre cose sono chiamate funzioni, funzione legislativa, funzione giudiziaria, sono funzioni. L'unico potere di cui la Costituzione parla è il potere del popolo, del cittadino. Il cittadino è il vertice dell'istituzione. Allora, ogni funzionario pubblico, dal Presidente del Consiglio all'ultimo usciere del Comune, è un dipendente. Io devo poter vedere tutto quello che fa. Provate a pensare voi che lavorate in fabbrica, se viene dentro il datore di lavoro e voi gli dite no, non puoi vedere quello che sto facendo. Sto lavorando per te, ma tu non puoi vedere quello che sto facendo. Ma che discorsi sono? Ti pago io! Voglio vedere quello che fai, voglio poterti controllare, ti pago io e fra l'altro stai lavorando per il bene pubblico. Scusate? Trasparenza significa trasparenza e indipendenza delle fonti informative. Chi gestisce l'informazione gestisce il potere. Lo diceva anche Hitler, una bugia ripetuta 100 volte diventa verità. Insomma, i mezzi di comunicazione di massa. Oggi l'Italia è divisa in due. C'è chi si informa tramite internet, dove trova migliaia di fonti completamente libere e indipendenti, di qualsiasi colore, di qualsiasi sorta, perché sono completamente libere e indipendenti, e chi si informa sulla TV. Ma la TV, per legge, è controllata dalla politica. Come cavolo fa a essere indipendente e oggettivo? Come fa un direttore nominato da un consiglio di amministrazione, nominato dalla politica, a parlare male di questa politica? Del giornale mi hanno forse spiegato dettagliatamente. Ok. Noi siamo l'unico soggetto politico, tornando alla finanza, che ha scritto che se una banca ci vende una ciofeca, la banca deve partecipare alle perdite. Le banche hanno ricevuto 13.750 miliardi di dollari di aiuti negli ultimi 4 anni, significa 25 milioni di miliardi di lire. Significa che ognuno di voi ha donato alle banche 4 milioni di lire.
coalizioni di monopoli, sia nell'informazione che nell'energia che nei trasporti. La storia insegna che dove c'è concentrazione di potere e di materie di denaro, nascono le lobby, nascono i grandi gruppi di potere e le grandi speculazioni. Ultima cosa, così sto nel minuto, rispetto dell'ambiente e della natura. Basta con il potere delle lobby, specialmente negli ultimi 40 anni l'Italia è stata depredata, devastata, cementificata e a guadagnare sono stati grandi gruppi, grandi appalti, grandi tangenti, grandi produzioni, costruiscono case di sabbia che crollano alla prima scossa di terremoto o fabbriche che inquinano. E chi inquina non paga. Il nostro principio è semplice, chi inquina paga, si chiama internalizzazione dei costi ambientali, internalizzazione dei costi ambientali, perché non sono state esterne. Le tecnologie già esistono e se non esistono bisogna trovarle. Abbiamo un solo pianeta e non è ammissibile che i nostri bambini muoiano per tumori derivanti da inquinamento. Che è un colabrodo, quindi abbiamo bisogno di una riqualificazione dell'edilizia pubblica e privata. Ricordo che nell'edilizia privata abbiamo perso 300.000 posti di lavoro negli ultimi anni e un piano di riassetto idrogeologico. Queste sono due cose che da sole ci portano avanti per i prossimi 20 anni. Quindi riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, non nuova cementificazione, ma ripristino dell'esistente, le cosiddette zone grigie, che sono anche una priorità dell'Unione Europea. Questo vuol dire spendiamo troppo per riscaldarci d'inverno e spendiamo troppo per rinfrescarci d'estate. Il patrimonio va riqualificato. A livello idrogeologico, basta guardare i telegiornali, piove 2 ore e andiamo sott'acqua. Sono lavori che porteremo avanti per i prossimi 20 anni. Noi siamo contro tutte le grandi opere, abbiamo scritto nel programma da 2 anni no TAV, no Ponte sullo Stretto di Messina. Con quello che andiamo a risparmiare, oltre ai risparmi sugli F-35, sui sottomarini, eccetera, andiamo a fare tutta una serie di micro opere. Noi siamo contro i grandi appalti, perché i grandi appalti vuol dire grandi tangenti, punto. Vogliamo fare tutta una serie di piccoli appalti per far lavorare la piccola impresa, l'artigiano, e quindi di conseguenza anche i giovani. Quindi ci concentreremo su quello, tutta una serie di opere di riqualificazione. Per chi è interessato lo invito a visitare il sito dei comuni virtuosi, con tutta una serie di progetti già fatti che dimostrano che si può coniugare risparmio ed efficienza. Chi vuole ancora approfondire, c'è un altro libro che si chiama Voglia di cambiare, che mostra tutte le buone pratiche a livello europeo, e l'Anticasta, Italia che funziona, che appunto dimostra tutte le buone pratiche che già funzionano in tutto il territorio italiano. Quanto tempo ho? Ok, IRAP, rivisitazione dell'IRAP, che è una tassa iniqua, ingiusta, da pagare anche se aziende in perdita. La banda larga internet. Qui vedo che l'età media è abbastanza altina, se vi informate è dimostrato da tutti gli studi di settore, tutti gli economisti, che ogni dollaro che si investe per internet sono 2 dollari di ritorno a livello economico. Internet significa affari, affari, affari e risparmi. Io insegno agli inoccupati a cercare lavoro con internet, posso a risparmiare con internet. Internet non è solo un giochino per i giovani, Facebook, i social network, mail, cavolate varie. Internet significa business, significa non spostarsi fisicamente ma far viaggiare idee, progetti, lavoro a livello elettronico. Quindi è una cosa che tutti i paesi stanno portando avanti. Scuola pubblica è un bene primario, è il motore, il primo motore dello sviluppo economico e culturale di un paese. Deve restare un servizio pubblico, garantito a tutti ed efficiente. Non è ammissibile che un paese civile e moderno privi di risorse proprio l'istruzione. Questo è fondamentale. Cittadini ignoranti vuol dire un facile controllo. Cittadini colti vuol dire non posso ingannarli. Io invito tutti a leggere il libro di Stella Rizzo, quelli che hanno scritto La Casta. Subito dopo hanno scritto un libro che si chiama La Deriva. La Deriva analizza le 1000 caste italiane e tra queste c'è l'istruzione, l'università con tutti i suoi baronati, con tutte le sue sprechi e inefficienze.
Per venire alle nostre proposte, abrogazione delle disposizioni della legge Gelmini che hanno causato la riduzione drastica dell'organico a spese della qualità appunto dell'istruzione, il sovraffollamento delle classi, la riduzione del monte ore settimanale nella scuola primaria con conseguenti difficoltà organizzative per le famiglie. Maggiori investimenti nella scuola, nell'università e nella ricerca. Noi vorremmo introdurre la possibilità di dare l'8 per mille, anziché allo Stato, anziché alla Chiesa, di darlo alla ricerca, che ne abbiamo tanto bisogno. Maggiori investimenti nella scuola, sia in base al PIL totale che al PIL pro capite, con un'attenta valutazione dei risultati ottenuti per garantire il diritto allo studio. Riqualificazione e riconoscimento delle professionalità dei docenti, adeguando i loro stipendi alla media europea. Giustamente un docente per essere stimolato deve essere anche pagato il giusto. Riorganizzazione della docenza e della ricerca universitaria. Abolizione dei contratti di docenza esterna a contratto che non garantiscono la qualità dell'insegnamento. Studio di fattibilità di stabilizzazione del personale precario che da anni garantisce il corretto funzionamento delle scuole senza vedere riconosciuti i propri diritti e le professionalità di esperienza acquisita. Penso che conoscerete tutti gli insegnanti che sono precari da 10, 15, 20 anni. Come facciano ad andare avanti? Lo sanno solo loro. Internet, già parlato, diffusione di internet nelle scuole e accesso web alle lezioni e materiale didattico. Tutti i genitori sanno ogni inizio settembre quanti centinaia di migliaia, scusate, centinaia di euro devono tirare fuori per l'acquisto dei libri. È una cosa totalmente anacronistica. Chiunque abbia navigato un attimino in internet sa quanta qualità di istruzione può trovare in internet e comunque i testi possono essere digitali. Non sprechiamo soldi in carta, non mettiamo soldi. Solo alle scuole pubbliche, solo alle scuole pubbliche, nessuna risorsa alle scuole private. Movimento 5 Stelle. Sì, equità sociale, economica e giuridica. Chiusura di Equitalia, primo punto. L'hanno già fatto alcuni comuni, riscuotono le tasse direttamente. Equitalia si è dimostrata decisamente ingiusta, per usare un termine molto educato. Abolizione dell'IMU sulla prima casa. Potenziamento dei trasporti pubblici, soprattutto per i pendolari. Noi non vogliamo la TAV, vogliamo dei trasporti pubblici che funzionano, soprattutto per i pendolari. Allora forse non tutti di voi sanno che dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, se parliamo di ferrovie, abbiamo perso 1400 km di strada ferrata. Sembra una barzelletta. Uscivamo da una guerra mondiale, da quella data ad oggi non abbiamo incrementato il numero di chilometri, abbiamo perso 1400 chilometri di ferrovie. Altro che tale. No alla nomina politica dei direttori generali delle ASL. I direttori generali devono essere persone competenti tecniche, non nominati da un politico. Invito tutti a leggere un libro gratuito che si chiama La Casta Bianca e che va a esaminare tutti i problemi del mondo della sanità, che sono tanti. È un libro gratuito. Sempre parlando di sanità pubblica, ripristino dei fondi tagliati dalla sanità pubblica a discapito di quella privata. Stessa cosa delle scuole. I fondi statali devono essere per la sanità pubblica, nessun fondo per la sanità privata. Separare le carriere dei medici pubblici e privati. Vuoi fare il medico pubblico? Fai il medico pubblico. Vuoi fare il medico privato? Ma fai il medico privato. Non andare in ospedale come sarà capitato a tutti voi, che se volete un esame dovete aspettare 6 mesi, poi magari mi si avvicina il primario, il medico in turno, ma vieni nella mia clinica e te lo faccio in 2 giorni. Reddito di cittadinanza. Ce l'hanno tutti in Europa, tranne noi e la Grecia. Noi abbiamo in programma ridurre le 110.000 pensioni che ci sono in Italia, che vanno dai 10.000 ai 90.000 euro al mese. Abbiamo 110.000 pensionati che prendono dai 10.000 ai 90.000 euro al mese. Gli diciamo, cari signori, siamo in emergenza, vi portiamo a 4.000 euro al mese, comunque credo che tanti di voi ci farebbero la firma.
Con questo recuperiamo 7 miliardi di euro che destiniamo a un reddito di base per gli inoccupati, un reddito di cittadinanza. La class action, forse per voi non può dire niente, io mi sono laureato in legge per legittima difesa su un veto elettronico, ma ho detto qua per leggere un contratto della Telecom o di una banca bisogna laurearsi in legge. Chi di voi si metterebbe a far causa contro una banca, contro una ferrovia, contro un Enel? Impossibile, troppi soldi, troppo tempo. Le class action sono fatte in maniera tale che centinaia, migliaia di truffati possono fare una causa unica. Il governo italiano ha una paura bastarda di questa class action, l'ha introdotta e potenziata al massimo, ha messo il motore di una 500 su una Ferrari. Quindi la class action, come quella americana, si possa fare veramente. Grazie. Rapporto con l'Europa, BCE, Banca Centrale Europea, quella è l'Europa. La BCE per legge, quando fa le sue direttive, non deve tener conto del parere del Parlamento Europeo, non ha nessun vincolo, può fare quello che vuole. La BCE è di proprietà delle banche centrali europee, 27 banche centrali. Parte di queste banche centrali sono possedute dalle banche private. In Italia la Banca d'Italia si chiama Banca d'Italia, ma non è la banca degli italiani, è la banca delle banche. Il 99,7% del capitale sociale di Banca d'Italia è delle banche private. E Intesa San Paolo va da memoria a circa il 27%, Unicredit a circa il 10%, eccetera, eccetera. Per quello che dicevo, che non è la politica, non lo dico io. Non è la politica che gestisce la finanza, ma è la finanza che gestisce la politica. E se voi guardate i bilanci di banche e assicurazioni dell'ultimo anno, sono in forte perdita. Se poi scorporate il bilancio, guardate che le attività in senso stretto sono in attivo, cioè hanno guadagnato, ma hanno perso talmente tanti soldi con le speculazioni che in generale il bilancio è negativo. Monte Paschi Siena è la punta dell'iceberg. Queste cose non ce le spiega la televisione, non ce le spiegano i politici. E chi ha permesso che le cose arrivassero a questo punto? La televisione mi dice che ogni giorno a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, ci sono 700 lobbisti. Attenzione che lobbista non è una parolaccia a Bruxelles, è un lavoro registrato, assolutamente legale. 700 lobbisti regolarmente pagati dalle banche, certificati, che tutti i giorni sono lì esclusivamente per spingere una legislazione in senso pro-banche. Lo stesso Parlamento Europeo si è accorto e denunciato questa cosa dopo la crisi del 2008. Ha scritto in un rapporto ufficiale che la funzione legislativa è stata delegata a funzionari privati. Un bel termine politico per dire le leggi le scrivono le banche. Per questo dicevo, noi qui non contiamo niente. Abbiamo firmato il MES e il governo italiano non ha fatto neanche un'interpellanza. In Germania hanno fatto 37.000 ricorsi contro il MES chiedendo modifiche. L'articolo 11 della Costituzione dice che la cessione di sovranità si può fare a condizione di parità. Ma quale parità? Abbiamo regimi fiscali diversi, abbiamo costi del lavoro diversi, abbiamo tutele del lavoratore diverse, abbiamo un mucchio di cose diverse. Allora, nel movimento non abbiamo in questo momento una decisione definita, rimanere o rimanere, è sì o no. Vogliamo informare tutti i cittadini, informarli il più possibile e poi fare un referendum in maniera che siano i cittadini a decidere se rimanere in Europa sì o no, è un sì o no. Grazie.